Fammi stai. Esiste un programma da ascoltare, gira la mano purina per poterlo trovare. Cerca RMF, non ti devi sbagliare, non è la Radio Maria che senti nel tostapane. Sì, la vecchia digitale ti fa solo godere, è legare, scaricarla, clicca qui per il piacere. Sempre l'aria con notizie fresche e salutari, siamo a Roma, a Venezia e pure alle Baleari. Se non sai che cos'è, gridalo con me. Sulle mani per piacere, noi amiamo videogiochi, cinema, YouTube, nostre serie TV, birra, pizza, patatine, Coca-Cola, donne con le donne. Questo è il Fambistyle. Buonasera, benvenuti in Fabbit Positiva di venerdì sera, che si rispetti dalle 21.30 alle 22.30 sulle magiche, quasi religiose frequenze di RMF. Oggi venerdì sera, l'orario ormai lo conoscete, siamo sempre noi, sempre noi. Ma, sempre noi. Stasera, onestamente, in questo momento io... Più o meno. In questo momento io mi sento fortunato perché... Al momento di fronte a me ho guadagnato qualcosa. Rispetto a prima ci ho vinto. Un paio di cose. Almeno un paio di cose le ho vinte sicuramente rispetto a prima. Ci accontentiamo, non ti preoccupare, ci accontentiamo. Penso che parli di te. Penso di sì. Allora, abbiamo poco tempo perché all'inizio c'è il The Big Bang Theory, che a noi piace tantissimo mandare gli stralci di The Big Bang Theory, quindi abbiamo pochissimo tempo. 0332 264 266, numero di telefono. Dall'altra parte del vetro JJ. Io sono Loco, ormai mi conosco da un pezzo. Di fronte a me, non ve lo dico, di fronte a me ho due persone. Due persone che sono qua, forse sono anche un po' più di due. Sono qua nella speranza di riuscire a intrufolarsi a fare lo speaker per una sera, per un giorno. È come una grande lotta, soltanto chi ha l'X Factor potrà passare. O capito? Si fa la radio o si muore. Esatto. Io vorrei esatto. Fare la radio allora. Rallenta, ti prego, rallenta. Non c'è alcun pericolo. No, non stai lasciando la necessaria distanza di sicurezza. Oh, invece sì che la no, lascio. No, ti faccio due calcoli. Questa macchina pesa, diciamo, 2 tonnellate. Aggiungi 70 kg per me e 60 per te. Che 60? Oh, chiedo scusa, ti ho forse offesa? La tua autostima è legata alla tua massa corporea? Beh, sì. Ah, interessante. Comunque, diciamo che arriviamo a un peso totale di 2200 kg. Fai 2180. Va bene, stiamo procedendo a... Buon Dio, 80 km l'ora. Adesso supponiamo che i freni siano nuovi e la calibratura a posto. Anche così, prima di fermarci, occuperemo lo stesso spazio di quella Buick là davanti. Una condizione che la natura risolverebbe velocemente con un incidente, morte mutilata. Oh, guarda, c'è un nuovo minigolf laggiù. Dunque, come abbiamo anticipato, di fronte a me ho due persone. Una che chi è vecchio di Fambit un po' conosce, dovrebbe perlomeno aver sentito nominare. Però non dico niente, neanche loro dicono niente. Neanche essi dicono nulla. Invece alla mia sinistra, o meglio, alla sinistra della telecamera di fronte a me, abbiamo... La prima candidata. E che non è facile so, avere. Oggi sono un po' mascolina, ma. Ma va bene così perché ai maschietti queste cose, in un abito così nerd, ci piace. Beh, Felice piace. Rules. Esatto, Felice Rules è il termine di stasera, è il motto di questa sera, esatto. Felice Rules. Di fronte a me abbiamo Pepper. Esatto. Oh, applauso. Grazie. Ci sta, applauso. Beh, anche le carampane, perché essendo nerd anche le carampane non stanno mica tanto lì a guardare, eh. Addirittura, esageriamo. Bisogna prendere quello che arriva. La nostra Pepper
l'abbiamo presentata settimana scorsa in quel frangente, quella puntata, quel parolone, chiamarla puntata, quando ci hanno liberato, quando ci hanno, quando le guardie della le guardie svizzere fuori ci hanno liberato, siamo riusciti a entrare e a fare una puntatina di 20 minuti 30 minuti settimana scorsa. È stato un disastro settimana scorsa, sempre ci ha fermato la polizia sotto la radio. Ma pensa. Sì, è stata bellissima. E ti hanno anche rilasciato. Sì. Però siamo arrivati a una conclusione. Com'è possibile che in 10 anni non è mai arrivata una donna in radio a fare una trasmissione? Tu dici la sera che arriva. Non mi hanno mai fermato, e la sera che arriva. Salve, sono la legge di Murphy. E se li avesse chiamati Pepper invece? Cazzo, è vero, di brutto, perfetto. Secondo me li ha chiamati lei. Mario dice che è altamente probabile. Potrebbe essere. Comunque, bando alle ciance. Come abbiamo detto alla fine della stagione scorsa, quest'anno abbiamo deciso di mettere in piedi un piccolo concorso che si chiama Spirche per un giorno. Vale a dire, avete amici, parenti... Come si chiama? Di bene? Spirche. Ah, ok. Spirche per un giorno. Spock per un giorno. Si chiama Speaker per un giorno. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi venite qui, vi preparate un bel testo, quello che vi piace, quello che volete insultarvi, volete scaricarvi contro una multinazionale, la società, Dio no, qua non si può, non so, contro YouTube perché non vi pubblica il video, non lo so, quello che contro volete. Contro Electronic Arts. Per esempio, la società più cattiva che esista al mondo. Contro JJ. Pare. Contro JJ. Vi sta antipatico JJ? Chiara, chiamaci. Ti sta antipatico JJ? Chiamaci, noi ti aiutiamo, siamo qui per questo. E allora, Pepper, che di fronte a me, ha portato il suo pezzo. Ebbene sì. Che cosa ti piace a te, Pepper? Ha! 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 Tante cose! Che si può dire in radio? Tante cose anche lì. Faccio un po' a tuttologa, ho i miei spacciatori di curiosità, un po' di vari interessi. Come nei film, che come vai... Nei film. Nel sottobosco. Soprattutto comincerei dai film, ti dirò. Perché? Perché il primo pezzo che ho preparato si chiama Dall'oblio alla fama. E già cominciamo male perché non si capisce di cosa si parla. Esatto, ma lo scopo partiamo, è quello. Se sono malissimo. Chiara subito. Ne avevamo uno che faceva 10 minuti di intervento e all'11esimo parlava di che cosa stava parlando. Dice di cosa stava parlando. Ne avevamo già uno. Vai! Vado! Allora, intanto parto dicendo che dal 19 settembre si vedrà nelle sale cinematografiche italiane Rush. Che cos'è? Rush, che sarà un film. Io Rush l'ho sentito soltanto dal Dottor House. Eccolo lì. Ha un rush cutaneo. E io dico, ma che cazzo è una scutagna? E poi ti accorgi che cos'è? Uno sfogo! Chiama lo sfogo! Esatto. Rush, in questo caso, è un film che narra la sfida tra Niki Lauda e James Hunt. Chi? James Hunt. Chi? È ambientato appunto... Sempre forse anche tu hai domande da fare. Pepper è pronta qui per rispondere. No, ma sono preparatissimo. Ok, argomento. Accendiamo. Signora Longari. Accendiamo. Allora, in realtà, cosa è successo? Hanno fatto questo film sulla Formula 1, nella famosa sfida tra i due campioni. Ora, Niki Lauda, interpretato da Daniel Brühl, e James Hunt, Daniel Brühl, che volendo ha fatto, ricordare... per esempio, Bastardi senza gloria. Caspita, qual è? Adesso vuoi troppo. È quello con la mazza? Quello col bastone? Che piglia ammazzate col bastone il nazista? Forse magari. Sì. Però in questo momento ti dirò che fa mi togli un attimo in fa niente, però hai detto un nome che si attivano i neuroni con Bastardi senza gloria qua. Esatto. E James Hunt, che invece ha interpretato niente poco di meno che da Thor. E Thor? Da Thor. E esatto, quel crociazzo con i capelli lunghi. Chris Hemsworth, che invece si pare sia lanciato in questa performance bellissima, interpretando questo pilota, che in realtà poi morì a 45 anni per infarto. Però vabbè. Ah, scusa Pepper, ma secondo te Thor in una macchina Formula 1 dell'epoca, ma ci entra? Perché secondo me gliel'hanno fatta della secondo misura. Secondo me non ci entra. Gliel'hanno fatta su misura, sicuramente. Ora, in realtà somiglia anche fisicamente nel film, ho visto le foto nelle varie recensioni, quindi tra l'altro c'è una partecipazione della bellissima Olivia Wilde che fa la moglie di Hunt. La moglie
la moglie di Hunt, che era Susie Miller, che in realtà è stata moglie di Hunt dal 74 al 76. Poi si è sposata Richard Burton, che a sua volta poi l'ha mollata per Liz Taylor. Ma stiamo parlando di nomi veri, quindi in questo di caso. Di nomi veri, sì, okay. Esatto. Ah, io sono ignorante in materia. Olivia Wilde è l'attrice che ha interpretato Susie Miller e appunto ha dichiarato che non conosceva niente di Formula 1. E dopo... So voi, ma io andrei a cercare su Google Image Olivia Wilde, perché secondo me merita. A vedere questo film. Se invece volete vedere il trailer di Rush, in questo momento è stato appena pubblicato sulla pagina Facebook di Fanbit, che è facebook.com/fanbit. Walking out into the dark. Ho come l'impressione che siamo già rientrati. Siamo già rientrati, ecco, aiuto. Ma io volevo mangiarmi il cioccolatino, che è una delle nostre groupies. Neanche il tempo di controllare se potevo mangiarlo. E infatti, neanche il tempo di vedere se puoi mangiarlo. Una delle nostre groupies, che una delle carampagne che possiamo sentire. Le sentiamo. Una delle carampagne è riuscita a scavalcare il cancello e a portarci del cioccolatino oltre alle chiavi dell'albergo, perché qua funziona così, là ci lanciano le chiavi dell'albergo. Vabbè, controllo. Vienimi a trovare a questa camera, capito? Qua sotto è un casino entrare e uscire da questo posto. Ma in realtà lanciano le chiavi dell'albergo perché il portachiavi è molto pesante. Sì. Basta. Non è il famoso incudine dei cartoni animati. Esatto. Il famoso incudine. Pepper, stavamo parlando di Richard Burton. No, di Olivia Wilde. Stavo parlando di Olivia Wilde. Parliamo delle cose serie, scusa, c'ha ragione. Stavamo parlando di Olivia Wilde, non so se siete andati poi a vedere, ma è veramente bella. E ha interpretato Susie Miller, dicevo prima. Ora, al di là dei pettegolezzi su Susie Miller, che poi si è sposata Richard Burton, che poi si è sposato Liz Taylor per due volte e quant'altro. Che fatica, sì, Liz Taylor, 8 matrimoni si è fatta, di cui due con Richard Burton. E due funerali? No, beh, uno. Non credo che... Vabbè, in effetti. Lascerei perdere questa cosa. No, il primo è venuto male, rifacciamolo, non si può. Non si può. Chuck si gira. No, quello è di più importo. Però, al di là di questi pettegolezzi, queste facezie, vi spiegherei il perché del titolo. Mm-hmm. Nel senso che tutti gli interpreti avevano problemi, chi conoscere chi fosse Jane Tant o chi come Olivia Wilde, su cosa fosse la Formula 1 precisamente, perché sai, in America non è che è molto famosa. Ora, quanti di questi film escono e rendono famoso un personaggio non noto? Perché sono tantissimi, noi non conosciamo nessuno e partono i film. Allora, due me ne vengono in mente su tutti, di personaggi: Julia Child e Liberace. Chi? Appunto. Chi? Ora, Julia Child è la tizia che ha portato la cucina francese in America. E questo già è un crimine. Prima non so cosa mangiassero, onestamente. Pena di morte! Però praticamente penso che andassero avanti a marshmallows, però vabbè. Focolari come se non ci fosse un per domani. Per questo motivo è un crimine. Esatto, ti piacciono i marshmallows? Mamma mia. Muori dalla voglia di mangiarli. Un sacco. Al di là di quello, semplicemente Julia Child assieme a Louisette Bertol e Simon Beck hanno fatto questo libro, Mastering the Art of French Cooking, e sono diventati famosissimi in America. Julia Child ha fatto anche degli interventi in televisione con delle lezioni di cucina. Ma Child si scrive come bambino? Child? Esatto. Giulia Bambino? Giulia Bambino. Okay. È come Nicoletto Ometto. È come Tom Crociera. Tommaso Crociera. Esattamente. Ora, Giulia Bambino in realtà in Italia era sconosciuta fino al 2009. Ma che personaggio! È un personaggio bellissimo. Oh, cercate, l'ho visto questo film. È stupendo questo, esatto, film. Nel Ma 2009 nel 2009 cosa è successo? È uscito Giulia e Giulia, un film che narra la storia con quella del Diavolo Veste Prada, quell'attrice lì. Esatto, che è Meryl Streep. Una bravissima Meryl Streep che ha interpretato Julia Child nel film, rendendola famosa anche in Italia. Perché? Perché il film è sul blog di una certa Julie Powell, che a un certo punto ha deciso di ricreare tutte le ricette del libro. 365 mm-hmm. giorni, 536 ricette. Sono ingrassata solo a guardare il film. Esatto. Al di là del fatto che le vorrei provare tutte, sono ingrassata solo guardando il film. Massimo, ascolta, è cucina francese, cioè cosa vuoi provare tutte queste cose? Un raviolo. Vabbè, però scusate, vogliamo mettere... Petit potage alla maître d'hôtel è bredino. Ma che cosa stai dicendo?
Ok, però dico solo una parola: baguette. E ho detto tutto. E detto da lei poi. Ok. Lasciamo stare. Comunque, dopo quel film sono andati tutti su YouTube a cercare Julia Child, vale la pena, e hanno cominciato tutti ad augurare buon appetit a tutti quanti. Ah, ok. Perché non a mangiare, a augurare buon appetit, no, così. Io anche a mangiare, poi gli altri non lo so. Per il vero anche a cucinare, nel mio caso. Ma va bene. Invece l'altro personaggio è niente poco di meno che Liberace, un altro sconosciuto, che rimarrà sconosciuto fino a dicembre, quando uscirà il film in Italia. In America è già uscito a maggio. Ah, ok. Ora, guardando in giro, in Italia uscirà il 5 dicembre, se non erro. Il film è interpretato da Michael Douglas, che fa appunto Liberace, e da Matt Damon, che fa l'amante di Liberace. Ok, quindi tu scommetti che quando uscirà questo film, improvvisamente anche qui da noi, Liberace, che comunque è un personaggio abbastanza conosciuto, ma finalmente spaccherà effettivamente. Secondo me sì, anche perché guardando solo le recensioni sono andata a cercarlo su YouTube. Ed è veramente uno showman. Anche lui amante della buona cucina. Guarda il caso, in realtà si chiamava Vlazio Valentino Liberace. Mamma mia, meglio per gli amici Liberace, nome. Va bene. Pianista, cantante, showman, partecipato a show di cucina, su YouTube si vedono. E autoironico a tal punto da scrivere una canzone per Peggy King. Chi? Che si intitola, che era una cantante al tempo. Chi? Chi? Peggy Chi? King. Una cantante molto carina, che si intitola When Liberace Winks at Me, dove lei canta e lui suona in televisione mentre lei canta e gli fa l'occhiolino. Un genio. Un genio. Del male, tra l'altro. Del male. Lo scopriremo anche noi qui a dicembre. Tra l'altro, uso privato, di mezzo pubblico. Eh sì. Esattamente. Tra l'altro nel film pare che venga ricreata la scena tenendo il video di Peggy King originale con però Michael Douglas in televisione. Effetti speciali, effetti colori speciali ultravivaci. Veramente, oh. Cioè, come se tu guardassi la televisione e dicesti. Cosa sto dicendo? Di bene. Musica per piacere. La parola d'ordine di questa sera è novità. Dai cazzo. Novità. No, non ho capito bene la dai che la portiamo a casa. Dai. Questo okay. Detto, dai che la portiamo a casa. Novità. Come abbiamo detto prima, speaker per un giorno. Per una sera, in effetti, non stavo a guardare. Sì, in effetti sarebbe più corretto. Scusate, per una sera sarebbe più corretto, penso, se posso permettermi. Certo. Sarebbe più corretto? Per una sera, non per okay. un giorno. Per la precisione, scusa. Attraverso i nostri grandissimi potenti mezzi, il nostro regista JJ ha fatto un po' di selezione all'ingresso. No, beh, grandissimi potenti mezzi. Io sono qui perché ho parlato con il JJ, il regista. Infatti, cioè, la meritocrazia non esiste più. Grandissimi potenti mezzi sono, non so, la televisione, il satellite. Sono i reparti marketing. Io ho parlato solo con il regista, sì, 5 volte mi sembra, e stasera mi ha invitato qua. Sì, basta, sta buono, no, basta. Per essere preciso. Grazie, sta buono. Grazie ai nostri potenti mezzi, stavo dicendo, abbiamo selezionato della gente. Della suona gente. Male così, scusa. Abbiamo selezionato qualcuno. JJ, che è un grafomane. Grafologo, un grafomane. JJ è un grafomane e attraverso la firma siamo riusciti a capire quali possano essere i personaggi che perlomeno possono provare ad approcciarsi al mondo della radio. Era giusto grafologo, forse. Grafologo. Grafomane, uno. No, è grafologo, lo so, ma JJ è grafomane. Pure. Sì, okay. sì, è andato di fatto. JJ fa il vino e intanto firma in giro, in cantina, c'ha i geroglifici in cantina. Giusto? Cioè, non è che invento cose, sono cose vere, non è che. Quindi abbiamo qua questa sera un po' di personaggi che abbiamo l'onore, l'onere più che altro, di avere qua con noi. Mi sembra un po' riduttivo nei miei confronti, però dai, accetto, perché dopo tutto sono nuovo. Però mi sembrava che Pepper fosse stata trattata leggermente meglio. Però no, no, tutti uguali qua, è come nel tribunale. Non per far polemica, solo per essere precisi. No, ma ci mancherebbe, niente polemica, hai fatto bene a specificarlo, niente polemica. Stavo dicendo, posso? Sì, prego. Grazie. Prego. Stavo dicendo che appunto abbiamo qua della gente che vuole provare. Ormai l'avete già sentito per diverso tempo, uno dei personaggi di questa sera.
abbiamo qua un personaggio che arriva niente poco di meno dal mondo di Halo, dal mondo di Master Chief. In realtà non vorrei sembrare quello che vuole sempre ancora correggere, dipende comunque dalla pronuncia, però se vuoi pronunciarlo Master Chief va bene, cioè Master Chief dopo tutto è conosciuto in tutto il mondo, quindi è comprensibile che la pronuncia vari da regione a regione, va bene. Master Chief non è difficile, Master Chief non è che c'è pronunce strane, uno lo pronuncia, il titolo è prodotto in America e quando arriva qua è sempre Master Chief. È vero, anche l'abbiamo visto anche in Australia, l'abbiamo visto in Europa, ma censurato. Quello sì, se ne è parlato, perché vabbè, gli insulti in effetti in alcune puntate l'hanno cancellati, secondo me, e ho rivisto anche le versioni originali. Però è un discorso che è ancora da chiarire. No, è bellissimo, perché poi tu prendi questa pentola di proiettili e li lanci addosso, no? Sì, quello che mi piace di... Tu lo dici Master Chief, io lo chiamo Master Chef, è proprio il confronto tra Master persone. Chief, è Master Chief. Forse magari l'edizione austriaca, in effetti, in quella lingua si presta. Tu sapevi qualcosa, Pepper, di questa differenza di pronunce? No. Ok, Master Chief. Sì, Chief. Va bene, però io vorrei, per non rubare anche tutto il tempo a mia disposizione, non sprecarli. Posso leggere il mio pezzo? Ah, certo, sei qua per questo. Almeno, cioè, io sono da sempre appassionato, e anche con il vostro regista, i potenti mezzi JJ, certo, ne ho parlato 5 volte. E grafomani. Quindi gli ho spiegato appunto solo via mail, però. E io da sempre sono appassionato. Ma come hai fatto a fare il controllo grafomani via mail? Scusa, la firma elettronica. Ma JJ, i potenti mezzi. Ultra potenti. Ho usato lo sforzo. Sai che cosa ha usato? Ha usato già l'iPhone che deve uscire con l'impronta digitale, capito? Ultra potenti. Dicevi, no, scusa, ha mandato la versione chip. Comunque, stavo appunto dicendo, sì, che prego, non volevamo la mia passione per MasterChef nasce da anni e anni, ormai Chief. Sono anni che seguo la trasmissione Chief. E il confronto tra persone è veramente la cosa che mi appassiona di più, ma anche la mystery box, l'invention test, era Chief. La sfida esterna, il pressure test, è veramente qualcosa che appassiona. Sì, ma ci sono sezioni del gioco che effettivamente richiedono un sacco di attenzione, è un gioco veramente importante, e la trama porta un sacco di mistero, ma la trama adesso è vero che ci sono degli autori che indirizzano quello che è la trasmissione, però personaggi come Joe Bastianich, cioè Bruno Barbieri o il grande Carlo Cracco non possono essere ridotti a una trama, perché chi? Master Chef è... Master Chief? No, Master Chef. Master Chief. Tu cucini? No, ma... Sì. Ah, ecco. Ma... Cucina no. Cosa? Master Chief? Ma questa non è una trasmissione di cucina? No, io non sono Gordon Ramsay. Ah, ma non è... Non sono qui per parlare di Master Chef, la trasmissione... No, Master Chief. Carlo Cracco? No, vai a spendere 300 euro per fargli assaggiare sul ristorante, gentilmente. No. Scusate, va bene, come non detto. Abbiamo buttato via l'intervento. Sì. Ringraziamo JJ per l'ottimo lavoro svolto. Potente mezzo. Che applauso! Ringraziamo JJ per l'ottimo lavoro svolto. Scusate. Ringraziamo, neanche ti sei presentato, come ti chiami? Ma me ne vado, perché come ti pensavo chiami? Di parlare di MasterChef, mi chiamo Antonello Clerici, però se per... io volevo parlare di quello, ma se adesso capisco MasterChef, cosa... Mi spiace. Cioè proprio... Vabbè, facci la gentilezza, manda il blocco musicale, leggili cosa sta per andare in onda e... Va in onda One Republic, If I Lose Myself, e quindi musica. Grazie. La vita sociale di mezzo pianeta sta per terminare, sappiatelo. Tanti anni fa è successa la stessa cosa con World of Warcraft, ora la stessa cosa succederà con un altro titolo. Una mente fertile, dici, è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come papa di Luma, che stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro. Solitamente, quando ci si sente male, si va dal dottore a farsi curare. Dottore, non mi sento bene.
mi dia qualcosa per farmi abbassare questo brutto malanno. E il dottore, con la sua incomprensibile scrittura, vi manda in farmacia a comprare il veleno per il vostro fegato. Ci sono però malattie che una persona non solo vuole, desidera, ma che si senta ancor prima di prendere. È il caso della febbre per Grand Theft Auto 5. Ah, pensavo la piorrea. No. In uscita, in uscita il 17 settembre 2013 per Xbox 360 e PlayStation 3, è risultato essere il videogioco più costoso della storia videoludica, con i suoi 265 milioni di dollari. Quanti? 265 milioni di dollari. Quanti? 265 milioni di dollari. Jay non sta ascoltando, quindi non può farlo, me la cavo, non può dirlo. Me la cavo, vado avanti. Che per fare un esempio, i Pirati dei Caraibi, film I Pirati dei Caraibi, è costato 300.000. Un film. Attenzione, un film. Sono forse 5 anni di sviluppo. Il 4 quando è che è uscito? Sì, forse 5 anni fa. 4-5 anni fa, una roba del genere. Ben 5 anni di sviluppo per arrivare a considerare che Rockstar Game rientra in questa cifra soltanto con le prenotazioni. Tanta roba. Il gioco esce il 17, Rockstar Game è rientrata in questa cifra, che ripeto è di 265 milioni di dollari. Non avevo capito. Soltanto, ho fatto bene a respirarlo, soltanto con le prevendite. Ho perso le parole. Come direbbe qualche buon giocatore, qualche buon cantante. Quindi capirete bene, è normale pensarlo, che alcune persone si vogliono ammalare, ovviamente per stare a casa a giocare con Grand Theft Auto 5. Ovvio. Allora, parere personale, Grand Theft Auto 5 secondo me porterà la svolta nell'ambito videoludico, una svolta, un punto da cui dire caspita, da qui in avanti le cose potrebbero ampliarsi, migliorarsi, perché secondo me l'ultimo grande titolo che ha fatto una rivoluzione è stato World of Warcraft. Ha fatto letteralmente una rivoluzione. Hai in avanti qualcosa. Ahimè, la tua vita sociale ne sa qualcosa. Era un po' diminuita. Esatto. E anche probabilmente anche il culo piatto, perché a un certo punto il culo piatto ti diventa troppe ore sedute. World of Warcraft in avanti, di grossi cambiamenti, di grosse novità, non mi viene in mente niente. Sempre a volte mi viene in mente qualcosa. Forse Virtua Tennis 3. Ah sì, uno di quei grandi titoloni, tipo Hello Kitty va in America. Hello Kitty Roller Rescue, bellissimo. Bellissimo. Quindi secondo me Grand Theft Auto 5, l'eredità, il gira la ruota. Sì, sì. Vabbè, mettiamoci Razzle ancora un po'. Razzle, uno di quei titoli epocali. Beh, Angry Birds, nel suo piccolo, nelle sue versioni, ha avvicinato un po' di gente al mondo mobile. Questo ha fatto anche, esce anche il film, tra l'altro, in effetti. Beh, Angry Birds non ci avevo pensato, però diciamo che più ambito mobile, ha rivoluzionato l'ambito mobile, mettiamola così. In ambito next gen, console, PC, roba che spacca il culo ai passeri, non c'è stato nulla di tangibile, di così bello, di così massiccio. Rockstar Games tra l'altro ha pubblicato anche Max Payne 3. Sì, una mezza delusione. Facendo un sacco di propaganda, un sacco di pubblicità, marketing, proprio per evitare di collassare, perché non era in un momento dei migliori, dove stava andando avanti lo sviluppo di Grand Theft Auto 5, doveva elargire soldi, aveva bisogno di qualcosa per andare avanti con lo sviluppo. E quindi è stata molto attenta a centellinare le informazioni, gli uffici stampa devono stare molto attenti a quello che dovevano dichiarare, insomma ha provato e non è andato un granché. Grand Theft Auto 5 invece potrebbe veramente rappresentare un solco, un cambiamento non da ridere. Da qui in avanti le cose potrebbero soltanto migliorare. Perché? Perché Grand Theft Auto 5 non è il 4 che conosciamo, con un mondo bello, grosso, quello che vuoi e basta. C'è un mondo persistente di gioco online in cui tutti possono fare il buono e il cattivo tempo. Soprattutto il cattivo tempo. Soprattutto il cattivo. Sono proprio curioso di vedere l'animo umano a che punti. No, ma aspetta, non posso venire a mangiare arrivare, perché sto giocando online a Grand Theft Auto 5 e devo fare ancora attraversare la strada a 7 vecchiette. Sì, esatto. Esatto. Secondo me non funziona. Parato il famoso DLC delle mascotte, delle giovani marmotte. Il DLC delle giovani marmotte.
No, invece me la vedo, no, non posso venire, devo trasportare la droga sull'isola, cose del genere, che sicuramente capiteranno. Sì, però copriti. Esatto. Metti la maglia della salute. Mamma, è finito il latte, vado a prendere la droga. Cose del genere. Onestamente, però, sono un po' deluso di non vedere Grand Theft Auto 5 su Next Gen. Un listino tedesco l'ha già pubblicato. Sì, però vabbè, l'ha già tolto. Lo sai bene, che, lo sai bene se proprio che l'importante è pubblicare per primi la cosa. Lo sai benissimo. Se poi parlano di te, ciao. 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 Beh, sono un po' deluso. Però se effettivamente Rockstar Games ha fatto un lavoro certosino, impacchettato esattamente perfetto, è un vestito, un maglioncino con sulla renna che metti a Natale, che ti sta a pennello per la console PlayStation 3 e per Xbox 360, che sembra tra l'altro che si esprimino in una maniera inverosimile, va bene, giusto, amen, giocheremo sull'attuale console e aspetteremo Grand Theft Auto 5.1 sulle next gen. Noi andiamo avanti a sfruttare i nostri potentissimi mezzi per continuare a scremare, come si fa con il latte, i personaggi che abbiamo in studio. Il buon JJ, sempre attraverso le sue doti di abile crittografo, sei diventato un crittografo, ha scremato l'ennesima persona che sono sicuro ci darà un sacco di soddisfazioni. È un esperto venuto qua da noi per parlarci di un genere di video ludico che in Italia va tantissimo, perché siamo patria. Direi che è il preferito di noi italiani. Esatto, Lele. Ciao a tutti, grazie a JJ soprattutto per l'opportunità di parlare di quella che da anni è la mia grandissima passione. Non vero? A parlare non la smette più un altro. Ma sai, in Italia quando parli di videogiochi calcistici davvero parleresti per ore e ore e ore, le argomentazioni si sprecano. E poi diciamocelo, in Italia ma nel mondo, quando parli di videogioco e di calcio pensi al grande confronto tra Pro Evolution Soccer e FIFA, che sono i grandi contenditori, diciamo, di sì, che veramente da anni si scontrano e ognuno tenta di migliorare l'altro, e davvero noi appassionati abbiamo a disposizione questi grandi titoli ormai da tanto, tanto tempo. Che una volta Pro Evolution Soccer si chiamava Winning Eleven. Grandissimo. Ci giocavi in giapponese, vero? Grandissimo, assolutamente in lingua originale. Lingua originale. Come ogni purista che si rispetti. Quindi io vorrei davvero ringraziarvi per avermi invitato a leggere il mio pezzo. Scusate che lo cerco, me lo sono scritto perché sai l'emozione, giusto, l'emozione di essere in radio per la prima volta. Non volevo rischiare di dimenticarmi. Hai fatto bene. Qualche parte, perché come ho accennato al regista JJ che mi ha selezionato, il mio pezzo verte su un confronto a livello storico tra la serie di Konami, la bella serie di Konami Pro Evolution Soccer, e la serie di Electronic Arts che risponde al nome di FIFA, ovvero che scende un po' nel dettaglio, e vi leggo il mio pezzo, che almeno prego, vediamo. Prego, per questo ci mancherebbe. Allora, mangiato il cioccolatino? Sì, dopo lo mangio, perché okay. Sai, adesso devo parlare, il mio confronto tra Pro Evolution Soccer e FIFA. PES rulla, FIFA fa schifo. Grazie. Avevo anche il contributo audio, tutto qua? Ma è la verità. Cos'altro vuoi dire? Cioè, PES è bellissimo. Io quando gioco col Mila a PES, io prendo il Mila e gioco, sì, e vinco sempre. Qualche paragone, aspetti grafici. Ma PES è meglio. Vabbè, è FIFA, conciso il ragazzo. Fa schifo. Dai, ma FIFA, troppo conciso. Ma FIFA non puoi giocare a FIFA. Ma dai, ma PES è 20.000 volte meglio. Poi quelli di FIFA parlano di binari. Ma quali binari? Ringraziamo le musica! Ma PES è veramente meglio, dai! Di via, taglialo, flashalo, sopprimilo, musica! Via, non ne voglio più... Il prossimo, gentilmente, un pochino più di filtro, JJ. Più filtro. Di più. Cioè, considera che o è donna o non entra, che cosa del genere, capito? Immagino che Lele tu l'abbia spedito fuori con un calcio nel sedere, cioè minimo sindacale. Non voglio più vedere le menti del genere. Ho preso spunto da PES.
Bravo, bravo, bravo. Hai fatto gol? È proprio... Ovvio. È proprio un... come dire, l'hai presa e l'hai fatta tua la battuta. È proprio... un cerchio che si chiude. Esatto. Pepper! Dopo questo attimo qui ti chiedo scusa, queste settimane saranno un po' così perché abbiamo gente che va, gente che viene, gente stranissima. È perché usa lo sforzo. E lui usa lo sforzo. Usa lo sforzo, esatto. Per selezionare. Usa lo sforzo. E il risultato però è un po' magro purtroppo. Quindi ti chiedo scusa se ci sono questi disturbi, queste interferenze. Non è colpa nostra, facciamo il possibile per fare in modo che certi elementi non entrino, ma ogni tanto riescono stesso a passare. Scusate, ciao, sono ancora Antonello, ma mi sono perso. Antonello chi? Quello di prima di MasterChef. Ah. Quello che hai cacciato Antonello via in malo modo. Clerici. Senti, non trovavo l'uscita. Posso aspettare voi quando finite? Mi siedo, ci fai da mangiare, sì. Mi siedo, sì, ho cucciato delle lenticchie e cotechino, okay, qui fuori. Già come sul se mixer fosse Capodanno del regista. Io mi siederei qui con voi un attimo, aspetto che finisca la trasmissione, così dopo va esco bene, con voi. Però non disturbare JJ. Prometto. Perché altrimenti non ci metti i blocchi musicali. Quindi posso disturbare Pepper? No, neanche. Anche perché i tempi sono stretti. Quindi disturbo te. No, forse neanche. Non tutti sanno che io non sono disturbabile. Oppure forse non tutti sanno che prometto è il momento di Pepper di e il suo zitto. Momento di forse di non forse tutti non sanno tutti che. Forse non tutti sanno che, esattamente. Vai. L'angolo delle curiosità. Cioè abbiamo Ben Hill, mi sembra un momento giusto di mettere Ben Hill. La sigla perfetta di tutti, forse di non forse tutti non sanno tutti che. Sanno che. Dai che la ce trovi, ce l'hai fare. Sicuro. Billy Benny, Billy Benny, Billy Benny, Billy Benny, Billy Benny. Eccola! Ah, vai! Che birbantoni! Allora, tra l'altro, tu prima accennavi alle impronte digitali sullo smartphone. Sì! Che è la notizia di questi giorni, sì. Che è uscito l'iPhone. Oppure che ci sono persone 10 giorni prima dell'uscita dell'iPhone fuori in coda. Esatto! Quella però non è una notizia, è la normalità ormai. Sì, ogni effetti. Volta che esce un iPhone la gente sta è lì. Più gossip più che notizia. Che devi fare? Pazienza! Faccio. Comunque è uscita questa brillante notizia in cui ci sarà appunto il riconoscimento digitale integrato. Si chiamerà Touch ID nel tasto home. Ovviamente tutti i social network si sono riempiti di gente che pubblica su delle cospirazioni strane dello Stato. Quella di Obama che chiama Quella di Obama Tim che Cook. Chiama sì, vignette, cospirazioni, link ad articoli più o meno veri, sì. Sembrano le teorie dei complotti governativi di oggi in Sin Bones, non so se avete presente. Però a fronte di quello che è successo negli ultimi mesi, anche lecito, sì, è anche lecito. Rimaniamo lì nel dubbio, è anche lecito il social network. Ma in realtà non tutti sanno che dal 4 settembre invece una ditta di Toronto, la Bionim, ha iniziato le prevendite di un altro sistema di autenticazione che si basa invece sul praticamente l'ECG, cioè allora, sul nostro cuore. Tu continui a dire parole che io sento soltanto la dottoressa. Ecocardiogramma, esatto, perché ho visto tutta la serie. Sì, tutta! ECG l'ho sentita soltanto il dottor House. Cioè, sostanzialmente c'è questo braccialettino in che quando tu indossi la prima volta ti fa il cardiogramma. Siccome dovrebbe essere unico, almeno così dicono, io poi non sono un medico. È come un'impronta digitale, fido, quindi. Dovrebbe essere unico e ogni volta che infili il braccialettino riconosce il tuo cuore e attiva tutto quello che deve attivare. Oh, è come avere un'amorosa sempre col fianco, che ti riconosce il cuore. È un sogno. È un sogno. Ora, a parte che mi chiedo se uno un giorno si sveglia tachicardico, cosa succederà mai? In effetti. Anche perché l'ipotesi della Bionim è che in un futuro si possa attivare. Scusami, mettere la battuta bruttissima. Non la... posso pubblicare su Facebook, ho un infarto. Quelli sono i grandi problemi del futuro. Ci sarà probabilmente un sistema di emergenza che chiama il pronto soccorso. Si spera, un minimo si spera. Perché in un futuro sembra che debba interfacciarsi non solo tramite Bluetooth con i cellulari, ma anche con il videoregistratore, la macchina, si apre, si chiude il baule, la portiera e quant'altro. Okay. Quindi servirà per tutto. E questa è la nostra prima curiosità. Scusa Pepper, ma un'indiscrezione. Ho sentito che un bambino ha chiesto a Tim Cook, ha detto a Tim Cook: Tim, mio papà dice che ci spii. E Tim Cook gli ha risposto: non, non è, tuo, è padre. Tuo padre. Ma è vero? È una voce che puoi confermare? Non era Tim Cook, attento, era Obama. Io l'ho sentita con Tim Cook. Era Obama. Che mi sembrava più sul pezzo. Che così più che Tim Cook sembra un po' qualcos'altro. Esatto. In effetti. Esatto. Un po'. Va bene, ok. Mi sa che è meglio passare alla seconda. Ma passiamo oltre. Prego, prego, passiamo, fai come se fosse a casa faccio tua. Come se fosse a casa mia, va bene, c'è il caffè delle volte. Adesso lo mettiamo su. Lo preparo io, ci penso io. Vai, Pargio. Pargio. Hai l'abitudine. Ci manca, abitudine, per quello. Ci manca, ci manca. Allora, la seconda curiosità invece è che è uscita, vabbè, questa la sapranno oramai un po' tutti, il nome della nuova versione di Android, che è il KitKat. Oh, dopo l'Ind.
dopo dopo peperonata. Tu sai assolutamente tutti i nomi delle versioni di Android. Uff, il nome della versione di Android. Marco Aurelio, Nullio Pompilio, sì. Melanzanella Parmigiana. Melanzanella Parmigiana. Cipe Chop. Saturno, Marte, Venere, Giove. Niente. Sì, Venere di Marte non si arriva né si parte. Cioè sta roba da anziana. Che di venerdì. Vabbè, non sai chi ci di venerdì seguendo. Non ci si fa mai la doccia. Magari, ma perché? Ma perché di venerdì non ci si fa mai la doccia? Ma chi l'ha mai detto? Di non bene. So, oggi doccia. È venerdì 13. La ho aperta. Doccia. E la pesca. Lezione di dizione. E non si mangiano le pesche. In realtà sono tutti nomi di dolci. Mm. Si sa. Quello di questa volta è il KitKat. Hanno organizzato anche un concorso in cui si può vincere un Nexus 7 o un buono sulla Google Play. Di cioccolato. Ok, e comunque sono tutti nomi di dolci. Probabilmente tutti quelli della Google hanno un posto nel girone dei golosi già fisso, pronti lì. Ma in realtà sono nomi di dolci che non tutti conoscono. In realtà la maggior parte sì, ma io ho scoperto che c'è l'Android 2.0 che si chiama Eclair. E qui apriamo un dibattito. L'Eclair, perché che cos'è l'Eclair? L'Eclair è quella del garage. L'Eclair è un dolce francese. Oh, ma c'è solo questa cucina francese però, eh. Esatto, oggi è la giornata della cucina. Incredibile, francese. È incredibile. La prossima volta porto quella cinese. Grazie, so. Grazie. La prossima versione di Android si chiamerà Teki Wesh Maiali. Philippe Trumbasis vinse MasterChef Francia proprio cucinando un eclair fantastico. Quindi tu sai cos'è l'eclair? Ah, certo. Spiegaci cos'è l'eclair. In questo momento mi sfugge. Ha un lapsus. Ho un lapsus. In realtà l'eclair è una cosa che solo a guardarla fa ingrassare. Mm. È una sorta di mega bignè cannoncino fatto con la pasta choux, ripieno con la crema e glassato sopra. Quindi quelli della Google, oltre a scegliere dei dolci, ne scelgono proprio una bomba a mano. Esatto. Si vede che hanno canone. Anche l'assicurazione medica per il colesterolo, roba del genere, perché. Ok, ultima notizia brevemente. Uscirà in realtà il 24 settembre sul canale ABC la serie The Agents of S.H.I.E.L.D. E qua altro dibattito, ma The S.H.I.E.L.D. l'abbiamo già visto. The S.H.I.E.L.D. l'avete già visto, The Agents of S.H.I.E.L.D. no, perché okay. È lo S.H.I.E.L.D. di The Avengers. Oltretutto la curiosità è che ci sarà l'agente Coulson interpretato da Carl Gregg. Che per chi ha visto semplicemente il film non è espertissimo, chi è l'agente Coulson? È quello che muore, no? Esatto, è quello che muore. Infatti il problema è che non si capisce dal trailer. Spero che poi arriverà anche in Italia da qualche soprattutto parte. Soprattutto una spiegazione. Una spiegazione, perché nel trailer si vede che lui arriva ed è evidentemente dopo The Avengers, quindi è già morto e non si sa come diavolo ha fatto a ritornare in vita. Quindi è la prima serie in cui il protagonista muore addirittura prima che la serie cominci. Esattamente. È geniale. È un prequel del sequel. Sì, forse potrebbe essere così. È un prequel del sequel. Torna in vita e non si sa. Non si sa. Guardatevi la serie TV. Guardatevi. Scaricate la serie TV. Va bene, ragazzi. Direi che è stata una puntata interessante. Diversa dal solito, Jay? Diversa dal solito. Abbiamo parlato di un sacco di cose. Se volete vedere o risentirci nuovamente, mi raccomando, andate su www.fanbite.it a scaricarvi il podcast. E da pochissimo andate invece su youtube.it/users/fanbit, il nostro canale YouTube, nella quale io e il buon Sempavore ci mazzoliamo come se non ci fosse un dopodomani o anche uno ieri. E in più già da oggi è stato pubblicato il primo video effettivo che abbiamo fatto in trasmissione, quindi un video podcast si potrebbe chiamare. Qui ci vedete a vostro rischio e pericolo. Soprattutto a rischio e pericolo dei vostri monitor. Ci vedete e potete tranquillamente capire che cosa succede in radio. Questa è un'altra puntata che faremo con la videocamera e vediamo un po' anche se avete problemi cosa... di stipsi è la soluzione ideale. Esatto. Ci dispiace di tanto. Ci dispiace tantissimo. Ringraziamo tantissimo la nostra nuova giovane nerd, Pepe! Alla sua sinistra ringraziamo i personaggi interpretati da un giovanissimo Sepavo! Grazie, fatemi uscire, aiuto! Andate a battere vetro in regia come sempre con lui che schiaccia i tasti lì là sopra dove sono le aquile. JJ! And on the microphone! Loco. Ciao belli! Ciao!